Mister Ruffini, buon test quello del San Salvo contro il Casal Bordino, una squadra comunque che ha giocato bene nei 90 minuti e ha dato modo a voi di provare diversi schemi. Sì, sicuramente è stata un'amichevole abbastanza proficua, perché ci ha permesso comunque di incontrare una squadra abbastanza competitiva e messa bene in campo, quindi abbiamo avuto modo di vedere a che punto siamo dopo, diciamo, 6-7 giorni pieni di preparazione. Avevo chiesto qualcosina in più rispetto al test di campo basso, che già era stato abbastanza positivo, e queste risposte le ho avute, perché ho visto che comunque la squadra sta iniziando ad assimilare quelle che sono le cose tattiche che io chiedo, e quindi sono abbastanza soddisfatto anche oggi di questo test. Il primo tempo ho visto che abbiamo provato a fare un po' tutte le giocate provate in allenamento, compresi i calci piazzati, quindi vuol dire che la squadra le ha metabolizzate. Il secondo tempo, avendo una rosa al momento molto ampia, sono almeno 27-28 elementi, ho cercato di far ruotare tutti, cambiando tutti gli 11 del primo tempo e facendo una formazione nuova e facendo ulteriori cambi anche durante il secondo tempo. Ho avuto anche nel secondo tempo delle buone risposte, questo ci fa ben sperare per il futuro, dobbiamo continuare a lavorare. Per il momento sono abbastanza soddisfatto. Si parlava proprio anche di rosa lunga. Il test di oggi è stata anche un'occasione per quella scrematura di cui il mister aveva parlato all'inizio, visto che la panchina è davvero lunga al momento. Sì, diciamo che siamo un po' troppi per essere una squadra di calcio, diciamo che siamo quasi due squadre di calcio, quindi voglio avere una rosa competitiva, una rosa ampia, dove almeno ci siano due elementi per ruolo abbastanza competitivi e quindi più o meno allo stesso livello. Diciamo che adesso ne abbiamo qualcuno in più, è anche vero che ho voluto integrare anche molti juniores anche del 98, proprio per vedere il settore giovanile che cosa offriva. Ho visto che ci sono degli ottimi elementi che però hanno bisogno di crescere, quindi diciamo che superata questa prima fase del ritiro inizieremo un pochettino a indirizzare questi ragazzi, a rimandarli di nuovo con la juniores e poi aggregarli durante subito dopo, quando inizierà il campionato e la Coppa Italia, durante la settimana. Per qualche giorno la settimana si alleneranno con noi, e poi comunque a livello di over dobbiamo stringere un po', perché comunque sarebbe deleterio sia per noi che per i ragazzi stessi avere gente magari che vorrebbe giocare sempre la domenica e dover mandare gente in tribuna, perché quando c'è questo esubero con la regola degli under è normale che andrebbe a finire così. Quindi farò una scrematura, ma non solo a livello di qualità, perché magari sono ragazzi che meriterebbero tutti di restare, però a livello proprio di quella che è la disponibilità nei ruoli e per quello che serve al mio progetto tattico.